Bentornati di Baldone di Pensieri, il nostro salotto dedicato al mondo dei libri e a tutto ciò che ruota attorno al panorama editoriale. Inizia la scuola, settembre è un po' il mio capodanno e l'ospite di oggi ci parla di un romanzo rosa ambientato proprio nel mondo della scuola e in un contesto un po' particolare. È Il figlio della prof, il libro che presentiamo oggi, e lei è Francesca Vicapone. Francesca, benvenuta in questo spazio. Ciao, buongiorno Asia, buongiorno a tutti. Allora, raccontami prima di tutto come nasce la tua passione per i libri e quando entra la scrittura nella tua vita. Hai scritto tantissimi romanzi, quindi presentiamo l'ultimo, iniziamo un po' questo viaggio. Allora, in realtà io dico sempre che nasco come lettrice e finirò come lettrice, cioè la mia passione principale è leggere. La scrittura è una cosa che faccio nel mezzo, insomma. Una passione che è arrivata dopo, perché io ho iniziato a leggere a 5-6 anni, penso come molte lettrici come noi, insomma, appena abbiamo preso in mano il primo Sì, è romanzetto per stato amore. bambini, poi da lì è andato tutto in una direzione. La scrittura è arrivata più o meno verso i 14 anni. Ho iniziato a scrivere delle storie romantiche, poi si è fortificata quando ho trovato per caso il sito EFP, che Sì. Il sarebbe, io lo chiamo il nonno di nonno di Wattpad, Wattpad, è vero. perché è stato il sito di scrittura amatoriale che ha preceduto diversi anni prima Wattpad, perché mi sembra che FP è nato nel 2005-2004. Nel 2007-2008 io mi sono imbattuta in questo sito e ho iniziato a scrivere quelle che lì vengono chiamate fanfiction, cioè le storie relative a serie TV, libri, Sì. romanzi, e le ho scritte più che altro perché non mi piacevano i finali di alcuni anime, di alcuni cartoni animati, quindi non mi piacevano i finali, ho preso, ho riscritto io la storia. Poi mi sono imbattuta nella sezione originali e lì ho iniziato a leggere la sezione romantici e da lì ho detto vabbè, adesso ci provo anch'io a scrivere qualcosa di romantico ed è nato proprio lì il figlio della prof, nel senso che nel 2009 ho iniziato a pubblicare i capitoli di questa storia, perché quella su FP è una storia, non è un romanzo. E devo dire che già dai primi due o tre capitoli sono arrivate tantissime lettrici, e quando sono arrivata alla fine della storia, più o meno dopo un anno, il sito l'ha messa nelle storie scelte, nelle storie più popolari, e lì è rimasta, nel senso che poi dopo la mia attività da scrittrice è maturata, sono maturata io, ho avuto un bambino, quindi le mie visioni non erano più quelle di quando scrivevo su FP. Poi al Free di Milano, a marzo, ho ritrovato Chiara Venturelli, che è l'altra scrittrice, insomma, l'altra autrice su Di FP molto famosa, e mi ha fatto, diciamo, notare che forse avrei potuto riprendere in mano quella storia, Il figlio della sì. prof, e cercare di trasformarla in un romanzo. Solo che non era così semplice, perché quando uno scrive in modo amatoriale sulle piattaforme, su Wattpad, su FP, insomma, non ha limiti, non c'è una struttura da seguire, non hai tante, tante limitazioni che un romanzo ovviamente ti dà. Ed era una storia molto, 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 molto lunga, tanto, tanto lunga. Sapevo che ci sarebbe stato un grosso lavoro di editing da fare. Sempre lì al Free a Milano ho conosciuto la mia attuale editor, che è specializzata in romance, e questo devo dire che aiuta tantissimo, perché bisogna trovare una persona con cui si lavora bene, un editor con cui si Sì. lavora bene, ma anche un editor specializzata, perché il romance ha delle esigenze che altri Sì. Altre generi hanno in sfaccettature direzioni rispetto agli altri diverse. generi. Esatto. Ed è stato un lavorone, nel senso di taglio, di riscrittura, perché comunque il figlio della prof su FP era scritto al passato, quindi ho dovuto adattarmi al mio stile attuale, che lo scrivere al presente in prima persona, quindi è stato un lavorone, però alla fine ce l'ho qua. Diciamo che siamo uscite da questo Questo lavoro dramma, perché è immenso. stato difficile. Però è stato anche appassionante, nel senso comunque da marzo ad agosto ci abbiamo messo davvero il cuore in questo romanzo, perché è stato un lavoro molto tecnico,
Diciamo che molti lettori pensano che il lavoro dello scrittore sia romantico, No. ci ricamano tanto sopra. In realtà, quando lo si fa veramente per lavoro, a meno che non è il primo romanzo, allora uno va proprio di pancia. Quando si fa per lavoro c'è tanta tecnica da dover mettere dentro. E niente, questo è il come è nato questo romanzo, insomma. Un po' questa genesi. Quando è stato invece il momento cardine in cui hai detto è il momento di spiccare il volo? C'è tutto questo ruolo alle quinte, questi personaggi secondari, c'è Chiara Venturelli che è un'altra autrice romance, abbiamo detto Sì. nata da EFP, però è il momento in cui hai detto ok, voglio fare questo. La scrittrice, intendi? Beh, non è stato un momento, nel senso che avendo una famiglia, questo è un lavoro non remunerativo a livelli esagerati, a meno che non si è, diciamo, uno scrittore famosissimo. E quindi è stata una scelta dovuta al fatto che comunque al momento io non ho altri lavori e quindi parlando con il mio compagno, facendo un po' di ragionamenti, ho detto se lo devo fare in modo serio e mi ci devo buttare, deve essere fatto in un certo modo. Quindi in realtà è stata una cosa molto graduale perché il mio primo a buttarmi è stato questo romanzo qua, Chocolat Blanc, che mi sembra che l'ho pubblicato nel 2018-2019 ed è stato il mio primo romance puro, la mia prima rom-com, la prima commedia. E da qui poi è nato quest'altro, ce l'ho tutti. È nato quest'altro e poi questo. Quindi tutti questi romanzi mi hanno portato poi alla fine a capire che La tua il strada. pubblico c'è, le lettrici ci sono, le lettrici si affezionano ai miei personaggi, soprattutto i secondari, amano i miei personaggi secondari. E quindi poi quando sono arrivata al figlio della prof quest'anno, perché io stavo lavorando a un altro romanzo prima di andare al Free di Milano. Però poi Chiara Venturelli mi ha detto quello già ce l'hai, devi Sì. fare solo l'editing, Solo. perché proprio solo l'editing non è stato. E quindi ho deciso di buttarmi sul figlio della prof e trasformarlo in una serie di autoconclusivi, quindi ci saranno altri due romanzi sempre su personaggi di questo romanzo, che saranno i protagonisti di altri due volumi che fanno parte della Millennial Love Series. Quindi saranno tre autoconclusivi, così diciamo diamo una chiusura totale Sì. a questi personaggi, a queste vicende, che comunque è stato anche difficile scegliere se lasciarlo ambientato nel 2008 oppure attualizzarlo, cioè renderlo attuale. Però io ho pensato, ho 35 anni, mo le scuole superiori non ho idea di come funzionano, non ho idea delle dinamiche che ci possono essere adesso all'interno dei licei, di un liceo classico, gli indirizzi. Quindi sarebbe stato un lavoro di ricerca che Molto avrebbe allungato differente. tanto. E quindi ho detto, vabbè, cavalchiamo l'onda dei millennial, nel senso che ultimamente no, si stanno facendo eventi, concerti, Max Sì, Pezzali, si sta. reunion. Esatto, si è molto nostalgici in questo periodo, Sì. noi trentenni, e quindi ho detto, vabbè, sai che c'è? Io lo lascio ambientato nel 2008 e vado avanti così. Poi gli altri saranno ambientati nel 2009, 2010, 2011, insomma, andrà leggermente avanti, però ho pensato, ma sì, andiamo a scavare un po' nel passato, andiamo a dare un senso di nostalgia, però di quella Sì, nostalgia bella, quella nostalgia che ti fa sorridere. c'è un po' questo effetto malinconico, Sì. ma in realtà più nostalgico che malinconico del ritorno Esatto. e dei primi 2000, che io ho vissuto solamente in parte, però c'è qualcosa di diverso effettivamente. È un lavoro di attualizzazione poi del libro, avrebbe comportato poi un eterno lavoro, un po' per dirla alla Manzoni, quindi mi No, si sarei sarebbe aspettata potuto questo. fare, però mi sarebbe costato molto tempo, molta Sì, fatica. Poi sì, avrei forse snaturalizzato un po' i protagonisti, perché comunque loro nascono in quel periodo. Avrei dovuto proprio cambiare anche il carattere sia dei protagonisti che degli altri personaggi. Sarebbe stato, boh, snaturalizzarlo. Non era una scelta fattibile. Cioè, si poteva fare, ma non era fattibile secondo me. abbiamo questa protagonista un po' particolare, un po' sui generis, l'ho notata, perché si innamora di questo figlio della prof. E il galeotto fu il caffè, il classico caffè Sì. alla macchinetta poi. E come nasce
questa storia ce l'hai raccontato, ma entriamo nel vivo e qual è il fulcro di questa storia? Il fulcro in realtà è lei, nel senso Valeria Ferrari, perché comunque il romanzo è scritto solo dal suo POV, dal suo punto di vista, quindi comunque lei è il fulcro di tutta la storia, ma più che altro è il fulcro perché è un personaggio con un carattere molto immaturo, giustamente, anche se lei si ritiene matura, ma in realtà avendo 18 anni matura può esserlo fino a un certo punto. E ha questo difetto, se vogliamo, che lei riconosce anche, di essere molto orgogliosa e di non voler ammettere mai di sbagliare, o se lo ammette lo fa molto a denti stretti, quindi è un personaggio molto duro, che forse può risultare anche antipatica a un certo punto, perché è veramente testarda sul non voler ammettere di aver sbagliato, cioè è proprio una sua caratteristica, un po' come ero io alla sua età, insomma, io alla sua età ero molto simile, per quello mi ci rivedo, ma non è biografica la situazione. E lui è il figlio della sua professoressa, quindi stanno all'ultimo anno di liceo e lei lo conosce benissimo perché fa parte di quel gruppetto di ragazzi popolari. Siamo in un liceo classico, quindi diciamo che la popolazione maschile non è estesa, cioè non Bassissima. ci vuole tanto ad essere il più bello di un liceo classico, almeno nel mio No, eravamo no, è anche veramente adesso così. tantissime ragazze e pochi ragazzi, quindi non è che ci vuole tantissimo ad essere il più bello, il più figo, però lui è il migliore amico del più bello, insomma, quindi viveva un po' di luce riflessa la sua popolarità, ma è anche trattato in un certo modo perché è il figlio di una delle professoresse più temute, quindi molti suoi amici sono amici semplicemente perché è il figlio di, quindi per evitare di inimicarsi la madre, trattano lui in un certo modo, quindi lei ha sempre saputo chi è lui. Perché anche se lei fa parte di un gruppo di ragazze non conosciute, l'ha sempre visto e l'ha sempre odiato perché era il figlio di questa professoressa che l'ha sempre messa in difficoltà. Quindi in realtà lo odiava per riflesso, non tanto perché lo conosceva o perché l'aveva fatto qualcosa. E in questo, nel primo capitolo, lei va a prendere questo caffè alla macchinetta, come abbiamo fatto tutti, insomma, le superiori, no? C'è la calca, le macchinette, durante la ricreazione, e c'è questo scontro, perché lui si scoprirà dopo che in realtà lui si è subito sentito attratto da lei, proprio per questo modo duro che lei aveva nei suoi confronti, però litigano e da quel litigio per questo caffè che lui non voleva farle prendere, praticamente lui si è piazzato davanti alla macchinetta e non voleva farle prendere questo caffè, non gliel'ha fatto prendere, tra l'altro, e nasce questo rapporto che in realtà si sviluppa prima con Marco, che è il migliore amico di lui, perché anche lui è rimasto affascinato da questo comportamento un po' antipatico, visto che è il più popolare della scuola, e diventa amico di Valeria, e da lì poi nascono incomprensioni, cioè tutte cose che in realtà fanno parte del mondo degli adolescenti, Sì. nel senso il non parlare chiaro, che poi crea dei fraintendimenti, delle incomprensioni che sembrano gigantesche, insormontabili, non ti fanno dormire la notte, e in realtà bastava parlare 5 minuti e si poteva risolvere Tutto tutto, diciamo che così tutto il libro si complicato a basa. 18 anni. Esatto, ho Sì. cercato di dare molto l'aria da adolescente che pensa che veramente non si possa risolvere nulla, ma in realtà magari lasciando parlare le persone, magari il libro non ci sarebbe stato praticamente. Era quello il senso. È un libro basato sugli errori di comunicazione, in pratica. Esatto, sì. Vabbè, come si faceva da piccoli, insomma, Sì, molto spesso poteva assolutamente sì. capitare. La convinzione di avere sempre ragione, il personaggio di Valeria in generale rappresenta il cardine dell'adolescenza, della preadolescenza, insomma, di quella fascia d'età. E quindi sì, è un po' l'effetto nostalgico dovuto ai primi anni 2000, ma al tempo stesso l'effetto nostalgico di un'età che ognuno di noi ha lasciato andare, volenti o Sì, anche perché nolenti. considera che essendo l'ultimo anno delle superiori è anche quel periodo in cui non sai tanto dove sbattere la testa, nel senso sai che hai l'esame di maturità, sai che devi fare una scelta, soprattutto chi ha fatto il liceo, perché poi almeno quando noi andavamo al liceo i professori battevano molto sul fatto devi andare all'università perché col liceo non fai niente e quindi si crea anche un'ansia, un'ansia che ho cercato anche di dare nei personaggi, perché è giusto così, e anche Massi,
Massimiliano, il protagonista, insieme a Valeria, nonostante non ci sia il suo punto di vista, ho cercato di renderlo molto presente anche in questo, nel senso che anche lui, infatti, uno dei trope è Grumpy for Grumpy, nel senso la mia editor ha detto: sono talmente testardi tutte e due, talmente scorbutici tutte e due, che a questo punto facciamo il trope Grumpy for Grumpy, quindi Sì. Due il trope dei due antipatici che dobbiamo antipatici si riuscire. incontrano. Esatto, dobbiamo riuscire a smussare per riuscire ad incastrare insieme, perché tutte e due hanno un caratteraccio, lo dico tranquillamente, cioè, anche Massimo scherza col caratteraccio, ma è dovuto anche un po' a tutto il contesto, ti ripeto, le scelte per il futuro, lui che è il figlio di una professoressa che comunque è conosciuta nella scuola, lei che lo odia per riflesso della professoressa che comunque è una professoressa dura, cioè era la mia professoressa, quindi era dura. È tutta una situazione che a 18 anni magari può portare a non ti voglio parlare, non ti voglio vedere, ti odio, anche se in realtà lui non ha fatto niente di reale a lei. Però ci sta. Poi ci sono le amiche, Marco, che capiscono la situazione, cercano di farle aprire gli occhi, ma lei, fino all'ultimo, testarda, non si lascia convincere al fatto che Massimiliano Drago possa essere diverso da come lei l'ha dipinto in quei 4 anni. Dove ci spostiamo con gli altri libri della serie? Invece vogliamo iniziare a spoilerare qualcosa? Intanto io direi che comunque è ambientata a Lecce, visto che non è proprio una città tanto usata nei romanzi rosa e nei Assolutamente, però romance. dobbiamo Io dirlo, questo è un sono originaria problema di Lecce. qui. Esatto, io sono originaria di Lecce, cioè il mio liceo, il Virgilio di Lecce è stato, quindi ho deciso di lasciarla ambientata là, ho messo dei riferimenti anche alla città, poi a un certo punto si spostano in altre due città, però Lecce è il punto cardine. Per gli altri due romanzi ci sarà Roma. Nel secondo, cioè all'inizio Lecce, poi ci spostiamo a Roma perché è dove sono approdata io dopo, e quindi sto cercando di seguire un filo conduttore anche di quella che è stata la mia esperienza in quegli anni. E saranno i protagonisti Amelia e Marco, cioè il migliore amico di lui, la migliore amica di lei del primo romanzo. Nel terzo, invece, la protagonista sarà Martina, che è l'altra amica, con un lui che ancora non posso rivelare, ma sarà un age gap. Quindi un lui più adulto di lei, perché comunque ho deciso di dare dei trope abbastanza definiti, quindi il primo è Night to Love, il secondo un friend to lovers, e poi il terzo sarà un age gap, quindi con lui di almeno 10 anni più grande di lei, più adulto, che per il personaggio di Martina è diciamo forse l'unico che potrebbe farla Bello. innamorare, perché Martina è un personaggio un po' una nerd, super fan dei manga, del mondo asiatico, dei videogiochi, e quindi non pensa per niente all'amore o ai ragazzi, e tutto il contrario di Amelia, che sarà la protagonista del secondo romanzo, che invece è molto più romantica, molto più decisa. E sì, ho deciso di creare 3 romanzi completamente diversi, ma con lo stesso Diversi, filo ok. conduttore, che sarà comunque la scelta per il futuro. Perché comunque hanno ancora 19, 22, 23 anni, quindi è tutto là. Per far capire comunque alle ragazze, non che io voglia dare chissà quale messaggio, perché comunque mi ritengo una scrittrice di intrattenimento. Cioè il mio scopo comunque è quello di far divertire, di far sorridere, non devo dare chissà quale messaggio, però vorrei far capire che si può cambiare strada in qualunque momento, che non è che se a 18 anni hai preso la scelta sbagliata non puoi più cambiare e devi essere incastrato in quello che hai scelto di fare a 18 anni, è che comunque tutti ci siamo passati, nel senso che è complicato capire cosa si vuole fare nella vita in generale. Può cambiare tutto da un momento all'altro e questo non deve spaventare, può essere magari un'opportunità. Quello è il Sì, è senso della serie, insomma. un messaggio molto bello. Dici che non Grazie. era un messaggio, ma era un messaggio. Sì, no, vabbè, si capirà comunque alla fine di tutta la serie che comunque il fulcro è quello. Cioè, è difficile a 18 anni, a meno che uno veramente non ha il sogno e non ha il talento per perseguire quel sogno. Non lo so, magari c'è chi vuole fare il medico fin da piccolo, vuole fare quello, lo fa e va avanti, ma c'è anche chi magari non ce l'ha quella fortuna di sapere già a 5-6 anni che diventerò quello. C'è chi magari ha bisogno di fare delle esperienze,
prima di arrivare a dire ok, voglio essere quello, diventerò quello. C'è chi lo capisce a 20 anni, c'è chi lo capisce a 30, c'è chi lo capisce a 40. Ed è giusto che comunque si dica, cioè non bisogna chiudere le persone in una categoria a 18 anni o a Sì, 19. È quello il assolutamente sì. senso, insomma. Sempre con ironia e con Sempre. divertimento. E il tuo tratto inconfondibile, io ricordo di aver letto qualche anno fa Chocolat Blanc, è Sì, possibile? non lo so, può Sì, forse essere. il primo, sì. E la tua ironia la rivedo anche quando parli. Quando ti ho conosciuto sabato, ho rivisto te, la te che avevo conosciuto in qualche modo. Quindi sì, il tratto inconfondibile è questo, poi c'è questo effetto malinconico di cui parlavamo, e questi protagonisti così forti, che ti rendono in qualche modo un marchio di fabbrica, secondo me. Quindi è la strada vincente, ecco, volevo andare su Diciamo questo. che la mia ironia viene da quando mi sono trasferita a Roma. Cioè, Roma è una città che io vengo da L'Aquila, in provincia di Lecce, che è un paese di 9.000 abitanti, quindi sono nata e cresciuta lì fino a 19 anni. Mi sono catapultata, cioè, buttata dentro Roma. Il primo giorno già mi sono persa, ti ho detto tutto, perché è una città che ti dà tanto, ma che ti sfinisce. Quindi o la ami o la odi, è vero, chi dice o la ami o la odi è così. Cioè, e questa città è piena di ironia, è piena, cioè anche gli alberi sono ironici. Quindi diciamo che è stata una crescita, io prima non ero così. Ed è stato un cambiamento dovuto al mio cambiamento del luogo in cui vivevo. E lo metto nei romanzi semplicemente perché sono diventata così. Non lo faccio apposta, cioè non è che io mi metto, oddio, devo fare quella battuta, viene, basta e la scrivo. Poi se funziona, funziona, se no la levo e la cambio, insomma. E ho avuto, cioè comunque ho quasi 35 anni, quindi mi sono trasferita qui a 19. In questi anni ci sono stati anni facili, anni difficili, mesi facili, mesi difficili, situazioni che mi aiutano a caratterizzare i protagonisti. O comunque anche personaggi secondari, perché tante cose che ho vissuto mi aiutano a dire ok, questo personaggio deve parlare in questo modo perché ha passato questo, questo, questo. Certo, magari nel romanzo non lo dico, ma questo serve a noi autrici, molte autrici fanno così, a noi autrici creare un background di tutti i personaggi, non solo i protagonisti, anche i secondari, in modo che quando parlano, perché cos'è che rende un romanzo non vincente, però che funziona almeno, non dico che deve essere per forza il best seller. Funziona se il lettore riconosce chi parla. Quindi un personaggio deve parlare in un modo, un personaggio, e non dico che ci devono essere parolacce o chissà che cosa, però è No, deve proprio un essere modo di parlare tridimensionale. dei gesti che magari li caratterizzano. Non lo so, tipo scommetto che mi ami, c'era un Tristan, un personaggio secondario che usava un nomignolo per la protagonista. Quindi automaticamente tu appena leggevi quella parola sapevi che stava parlando Tristan, che è un personaggio secondario che non si vede tantissimo, però lo riconoscevi immediatamente. Mo, ho fatto un esempio così. Cioè, i personaggi vanno caratterizzati tutti, dal primo all'ultimo, non solo i protagonisti, perché sennò il lettore si confonde. E questo è uno, vabbè, dei motivi per cui i miei personaggi secondari piacciono, perché ci lavoro tanto sui personaggi secondari, ci lavoro davvero tanto. Per me fanno più i personaggi secondari che i protagonisti, perché i protagonisti dei romance, bene o male, le caratteristiche sono quelle, a meno che Sì, uno si non si prendono la inventa scena chissà. in qualche modo. I Sì. secondari devono imporsi in altro modo. I secondari per me servono a far fluire tutto. Sì. Cioè, sono quegli incastri che tu metti ogni tanto per far fluire sia la trama, la struttura e anche l'evoluzione dei protagonisti, perché molto spesso sono i secondari che fanno capire qualcosa ai protagonisti, che fanno arrivare queste epifanie. Oddio, non l'avevo capito, mentre il lettore magari ti diceva io avevo capito dal secondo capitolo e tu stai ancora là. Cioè, capito? Quindi sono quei ganci che ti servono per le svolte. Per armonizzare tutto il romanzo. È come se fosse nella musica la batteria. Non so se la batteria è quello che dà il ritmo a tutto, no? In un gruppo, in una band. Senza la batteria è più difficile dare l'armonia.
Quindi per me i personaggi secondari sono quello, è quello che ti scandiscono il ritmo e che ti caratterizzano i personaggi principali, i due protagonisti, e li fanno soprattutto evolvere, cioè i protagonisti devono avere un'evoluzione, devono avere una crescita, perché se no rimangono piatti e stiamo là a parlare del nulla. E molto spesso non sono tanto le vicende quanto i personaggi secondari a dare quell'evoluzione al personaggio. Secondo me, almeno io lavoro così, poi ognuna ha la sua No, no, tecnica e la è sua. corretto, è questo, è la base di tutto, quindi mi stavo perdendo tra le tue parole, ma in senso positivo, quindi stavo apprezzando questo suggerimento poi anche per gli scrittori che ci seguono, quindi Sì, è una assolutamente. strada verso un buon modo di lanciare il proprio libro. Quindi poi Sì. sono editora anch'io, quindi mi piace vedere questo dietro le quinte, ecco, della nascita di un libro, che sembra poi così semplice dall'esterno, vedere un libro che si impone sulla scena. C'è tutto un mondo dietro che è inimmaginabile, dalla C'è più di una creazione da parte persona. C'è dell'autore fino al lancio vero e proprio. anche più di una persona. Molti Sì, pensano che gli autori, ma sì. sai quanti? Degli autori, ah vabbè, ha scritto, ha pubblicato. No, soprattutto i self, vabbè, anche le case Sì. editrici, ma le case editrici sono più strutturate. Sì. I self hanno molto spesso l'editor, a volte hanno sia editor che correttore bozze, hanno il grafico, hanno chi in pagina, hanno magari chi segue anche la promozione. Io la faccio da sola, però c'è anche chi magari ha dei soldi in più da investire e prende anche una persona per la promozione. Quindi dietro un romanzo ci C'è un possono lavoro essere dalle intenso. 2 alle 5 persone, almeno Sì. per i self. È Quindi vero. è un lavoro. Cioè, per chi dice, ah, ma lo fai per hobby, no. Cioè, se uno È lo un deve lavoro, fare in modo infatti. professionale, è un lavoro, punto. E poi hai visto anche le fiere, cioè le autrici che vanno a fare le fiere, ma come le lettrici, perché io per la prima volta quando ci siamo viste a Roma, era la prima volta che andavo come lettrice, penso non lo farò mai più. Una faticaccia allucinante. È meglio andarci come autrice o come assistente, perché È veramente vero, come e sfiancante lettrice, adesso io sempre, secondo me. apprezzo ancora di più le lettrici che vanno agli eventi, guarda, le Sì. penso che le abbraccerò tutte dalla prima all'ultima al prossimo evento perché è stata veramente una cosa faticosissima. È vero, è sfiancante sempre perché stare così circondati da libri per persone come noi è sfiancante, è travolgente, quindi è sfiancante, non c'è nessun'altra spiegazione. Ti faccio l'ultima domanda. Se avessi la possibilità di incontrare Valeria e in qualche modo la tua te del passato, cosa le diresti? Sì, andrà bene. In un modo o nell'altro andrà bene, sta tranquilla, perché lei era un personaggio, una persona che si faceva tanti problemi riguardo al futuro. Nel senso, aveva sempre il timore che qualcosa, che poi non è andato niente come pensava, niente è andato come pensava, ma forse da un certo punto di vista è andato anche meglio. Quindi quella paura che lei aveva in realtà non c'era ragione, però sai, l'età Porta porta ad questo. avere quel timore, però adesso le direi di stare tranquilla che le cose andranno come devono andare. Sembra il titolo di una canzone. No, ma è così. Sarebbe una canzone Andrà bene. bellissima. Ma che c'era Max Pezzali che aveva fatto una canzone del genere. Francesca, grazie per questa E intervista, grazie per averci fatto grazie a te. sorridere e per averci insegnato che non sempre le cose vanno come devono andare. Ma vanno meglio. Vanno anche Grazie meglio. Quindi grazie. mille. Tu sei molto più di ciò che immagini e passerò la vita a mostrarti ciò che vedo io, senza mai arrendermi, fino a quando non capirai che dentro di te c'è un mondo in cui è bello vivere. Vorrei impedirlo, ma una lacrima mi sfugge e scende lenta quando chiudo la palpebra per assimilare le parole che ho appena ascoltato. Sono stata una stupida per tanto tempo, imputando a Massi comportamenti che in realtà non ha mai avuto. Mi sono costruita un'immagine distorta di lui per non accettare l'attrazione e l'amore. Adesso, mentre apro gli occhi e vedo il sole che tramonta alle sue spalle, mi rendo conto che questo è davvero un nuovo inizio, un capitolo tutto da scrivere in cui spero che il soggetto sia sempre e soltanto il noi.
Si china su di me e mi bacia. Le sue labbra nutrono la mia speranza. Il suo sapore conferma per l'ennesima volta quanto il mio cuore abbia trovato il posto confortevole in cui esprimere le proprie ragioni. L'amore vince quando l'orgoglio svanisce e il mio si è arreso a Massimiliano Drago, permettendogli di far crollare le difese, espugnando una corazza che ho eretto fin da quando ho memoria. Ti amo, davvero, gli sussurro sulle labbra mentre avverto ancora il suo tocco sulle guance. Con il pollice fa sparire la lacrima sfuggita e quando apro gli occhi trovo i suoi, luminosi e sorridenti. Ti giuro che farò di tutto per farti brillare più di me, per farti capire quanto sei importante. Ricordati sempre che adesso il mio cuore sei tu e non puoi spegnerti se vuoi che io continui a vivere. Poggio la testa sul suo petto e lo abbraccio con forza mentre mi lascia un bacio sulla fronte. Il suo cuore batte veloce, lo sento sotto l'orecchio anche attraverso il cappotto e il mio si adegua al suo ritmo. Questo è ciò che siamo, due cuori che battono all'unisono in un turbine di emozioni e timori ancora sconosciuti. Impareremo a conoscerci, ad amarci ogni giorno. Dopotutto la nostra vita inizia adesso. Siamo stati trasportati nel mondo scolastico con una storia ironica, divertente, frizzante con Francesca Capone che ci ha raccontato di questo figlio della prof. Quindi grazie per averci seguito e alla prossima puntata.